Eccolo. Eccolo. Ah. Boom. Eccola. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono con Chiara, che è venuta da me per un problema alla schiena. Ascolta, mi fai vedere un attimino come fai lo stacco da terra? Cioè, Ok. fammi solo il movimento a vuoto perché voglio capire la schiena come si Così? muove. Probabilmente Ok, vai giù di nuovo. proprio perché l'ho fatto sbagliato. Un'altra volta lento. Ancora una. Ok, no, la schiena di per sé non va in flessione. Voglio vedere le ginocchia come si muovevano, perché un errore che non bisogna mai fare quando si fa lo stacco è andare con le ginocchia oltre la linea delle dita dei Della piedi. schiena. Esatto, eventualmente si può andare un po' in fuori. D'accordo, diamo un'occhiata e cerchiamo di capire cosa è successo. Vieni seduta, per favore. Ok. Allora, Seduta così. sì, ti posso chiedere solo se sbottoni un attimo perché devo abbassare questo strumento con le sonde, ok, sulla schiena. Perché con le due sonde mi dice dov'è la differenza di temperatura tra un lato e l'altro e mi indica il livello da correggere. Ok? Stai dritta. Ti sposto. Ok. Eccolo, proprio all'ultimo, alle 5 S1. Eccolo qua, morbida. Fastidio quando premo qua. Quando Poco. invece premo così, Sì, ecco, la sì. livello Anche. inferiore. Ok. Quando premo di qua, anche. Sì. Ok. Fastidio qua. Qua. No. Fastidio qua su. No. Un po'. Destra o sinistra? Qua, Destra. destra. In mezzo invece dovrebbe essere più a sinistra e meno a destra. Leggerissimo. Sì, ma proprio leggerissimo. E se vengo sotto, non nel punto di prima, ma sul bacino, fastidio qua Sì, e esatto. qua meno. Ok. Pancia in aria. Sì, esatto. Yes. Ok. Questa gamba è leggermente più corta di questa. Te lo faccio vedere. Guarda i malleoli. È abbastanza evidente, Sì. no? Morbida, quando le faccio girare. No, qui va bene. Quindi, seguendo i punti di tensione che abbiamo trovato prima, mi aspetto di trovare un altro po' di tensione qua, eh? Vedi come scappi qua. Qua meno. Qua dovrebbe essere esterno. Fa male? Un po' sì. Meno. Poi dovrei trovare un po' qua, eh? Meno. Qua proprio per Per niente. niente. Qua invece. Sì. Perché anche il bacino è andato in disfunzione, ok? Ok. E poi dovresti vedere un po' qua, eh? Sì. Meno. Ok? Perfetto. Spingi sulla gamba, non il piede, ma così ti faccio vedere. E devi Ok. tenere lo sforzo, ok? Spingi. Forte, attivi. Spingi. Anche di qua attivi. Adesso piega. Metti il palmo della mano, attenta a non graffiarti. Qua, dove senti la fossetta, Qua, ok? così. Sì, Ok. sai quelle che si vedono al mare, che dicono tutti che sono belle, quelle sono articolazioni. Con la mano là, spingi su. No, 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 non devi alzare il Solo bacino, solo la gamba. Come la gamba. prima, sì. Ah, ok. Vai. Vai. Non va, togli la mano, spingi su. Lo senti la differenza, Sì. no? Stessa cosa di qua, vai. No, prima Ah, senza. prima senza, Vai. ok. Adesso rimettila, spingi, spingi, caput, non ci Vero. siamo, ok? Adesso vieni sdraiata a pancia sotto, ti faccio vedere che succede.
sappiamo che lei ha una gamba corta a destra, ora io le alzo, se ho ragione dovrebbe restare corta. Resta corta. Questo significa un blocco dell'osso sacro. Troverò probabilmente questi due muscoli deboli di partenza. Calcia su. Calcia su. Senti che non li attivi? Sì. Metti le mani qui sull'osso sacro in preghiera. Ok. Calcia su. Calcia. Senti la differenza? Sì. Giù. Calcia su di qua. Calcia. Senti adesso come li chiudi? Ok, togli. Per correggere questa cosa, posizioniamo prima i cunei. Questi ti aiutano il bacino a muoversi meglio, ok? Aiutati okay. dalla gravità naturalmente. Sono come le zeppe per i tavoli. E infatti. Fastidio qua? Leggero. Rilassata, morbida, ok, zero dolore, vero? Rilassa, morbida, ok, perfetto. Passo di là. Ok, fatto male? No. Pochino. Anche la pelle qua, un po' attaccata alle vertebre. Scolliamo. Ottimo. Dopodiché, mentre lei sta su questi cunei, per amplificarne e velocizzarne l'effetto, vado nei punti dove non sono i cunei e faccio una spinta per aiutare il bacino a muoversi meglio, quindi li uso come leve. Fammi un colpo di tosse. Ok, adesso tieniti qua forte, ok? Ti chiederò di prendere l'aria e trattenerla. Mentre la tieni, ti tiri forte qua sopra. E io guardo per un fenomeno di blanching, si chiama in inglese. Quindi sbiancamento qui sulla colonna vertebrale. Ed è un livello che dovrò aggiustare. Mentre io tengo qua. Inspira. Trattieni. Tirati forte. Ok. È qua. Rilassata. Ok. Sentiamo la posizione dell'osso sacro. Fastidio qua? Sì. Qua meno? Quindi sembrerebbe essere così. Qua più sopra? Sì. Ok, confermo, è andato così. Quindi prima di andare ad aggiustarlo manualmente, lo stimoliamo col drop. Da qua lo portiamo verso il centro, in giù. Ok. Adesso sul fianco sinistro, per favore. Ti sposto un po' i capelli perché... Mano qua. Rilassata. Morbida, con la testa guarda il soffitto. Esatto, così non avrai la sensazione di cadere. Perfetto. L'altro lato. Sentito come ha scrocchiato? Sì. Come ti dicevo, si è bloccata un pochino nel muoversi. Ok. Quindi vengo qua. La direzione sarà così e su. Già è andato, hai sentito? Ecco qua, adesso è andato tutto. Pancia in aria. Gambe pari. Morbida. Dovrebbe essere andata via. Fa male? No. Pff.
Super leggerissimo. Sì, ma io perché adesso devo trattare un muscolo qua. Ok. E poi... No. Ok. Rimetti la mano destra dietro. Bravissima. Spingi su. Vedi adesso? Prima quando toccavi... È vero. Non riuscivi a spingere. Adesso sì. Vediamo di là. Spingi. Molto meglio. Ok. Morbida. Una festa qua. Lascia. Ok, anche il ginocchio. Lascia. Ok. Questa mano qua dietro. Rilassata. Lascia. Ok, fatto male? Un po'. Un pochino, giù. Tu ora fastidio qua, vero? Sì. Perché secondo la legge di Lovett, che è una legge che unisce determinate vertebre a coppie, questo livello qua è collegato con quello sotto che avevi bloccato. Uh-huh. Quindi, rilassata. Lascia. Con gli occhi guarda qua, in alto a sinistra. Ok, questo non ha fatto male. Solo un po' di rumore. Rilassata. Qui sono più sotto, sono sulla quinta, lascia. Ok. Mano dietro. Rilassata. Eccola, questa è andata molto meglio, vero? Sì. Pancia sotto, vediamo se i muscoli dietro hanno ripreso la loro attività. No, senza alzare la coscia, solo piegando il ginocchio, okay. Vai. Vedi, adesso sono forti. Sì. Prima erano forti solo quando mettevi le mani qua. Calcia su. Lo senti anche tu, no? Sì, molto. Adesso pancia in aria. Mani qua da me. Mettiti dritta prima col bacino, bravissima. Leggermente più corto a destra, ok? Lo vediamo dalla lunghezza degli indici. Giù. Tra la cresta iliaca e l'ombelico andiamo a cercare, ecco, l'ho trovato. Questo muscolo è ilio psoas. Lo attivi molto quando fai gli stacchi, perché lui che fa? Stabilizza la schiena e flette l'anca. Ok, vedi, appena io vado a toccare come... Sì, mi fa male. Morbida, lascia, cerca di farmi muovere a me, perché se contrai tu senti solo più dolore. Ok. Lascia. Lascia. Adesso sono perfettamente identici gli indici. Ok, giù. Avrai un po' di tensione anche sul diaframma. Togli, il diaframma è proprio qua. Sì, sul lato destro. Senti, sì. Sì. Adesso io poi ho esagerato, però era per farti capire. Quindi seduta girata di qua. Ok, puoi anche rilanciare il jeans se vuoi. Questa mano qua dietro. Rilassata. Lascia. Eccola qua. L'altra. Ok. Facciamo le teste. Questa mano qua sopra, così. Alza il gomito più in alto che riesci. Ok, vediamo l'altra. Vai. Ok, le scapole si muovono bene. Vieni in piedi. Mani sui fianchi. Spingi rapidamente il tuo gomito indietro contro il mio. Indietro. Non forte, ma rapido, guarda così. Oh. Tac, vai. Ok. Più veloce. Eccolo. L'altro. Vai. Ok, girata di schiena, mani qua dietro,
Giù le mani, ok. Chiudi i gomiti davanti, tieni stretti, stretti, stretti. Più stretti, testa giù. Io ti tiro, non camminare, testa più giù. Non camminare, non ti faccio cadere, tranquilla. Ok, perfetto. Come ti senti? Provi Bene. a piegarti in avanti o a fare il In che movimento dello senso? stacco? Ah, fare tipo il movimento dello stacco? Esatto. Come lo senti? Bene. Cammina un po' avanti e indietro, mi dici se la schiena fa male. No, per niente. Andata via? Più Anzi, mi sento tipo... sciolta, Sì. elastica. Ok, siamo a cavallo allora. Oggi Perfetto. sono con Carlotta che è venuta a trovarmi perché ha un po' di tensione qui sulle spalle. Lei mi ha detto che fa prepugilistica, quindi niente di grave, nessun intervento, No, giusto? no, niente. Cicatrici, ustioni, cose così, niente di No. niente, ok? Sei mai caduta, infortuni, fratture? Una volta in bicicletta quando mi sono fatta male al ginocchio. Destro? Sì. Come fa? Cioè, sei caduta di ginocchio oppure sei caduta di fianco e poi faceva male il No, sono ginocchio? caduta di ginocchio, però Ah, diciamo una semplice sbucciatura, diciamo, ah, più ok. complicata però. Quindi non fratture o No, lesioni niente. ai legamenti, ok. Se hai qualcosa da segnalarmi, questo è il momento. Oddio, non penso. Ok, Cioè, vabbè. in realtà problemi di stomaco, in realtà sì. Di digestione o di reflusso? Entrambi. Ok, allora diamo Gastrite, un'occhiata. colite, tutte queste cose qua. Cerchiamo di capire un pochino anche quello che cosa sta succedendo. Ti sopra le impronte, proprio così come sono, poi ti chiedo di guardare dritta, per favore. Io ti dico la distribuzione del peso, che è buona. Hai 3 kg in più a sinistra, ma è veramente insignificante perché il range è più o meno 5 kg, quindi va bene. Guarda dritta. Adesso faccio una valutazione posturale, scusami, ti raccolgo un po' i capelli dietro. No, guarda dritta. Ok, sì, l'occipite è un po' più alto a destra, quindi lo segnaliamo così. Le spalle sono pari, quindi mettiamo pari. Fastidio qui? Qui un po' meno, vero? Poi se salgo su fino in cima, dietro l'orecchio, sull'atlante, fastidio? Qua un po' meno? Ok, quindi dolore a sinistra in alto e a sinistra in basso sulla cervicale. Se vado in mezzo, la cervicale dovrebbe essere più a destra e meno a sinistra, giusto? Ok, allora scendi pure e gentilmente mi vieni seduta qua. Io faccio il giro, vediamo un pochino, lascia morbida. Il fastidio che hai sulla cervicale irradia anche sulle spalle e anche sulle braccia? Fino a qua. Fino al gomito, solo a destra o anche a sinistra? Anche a sinistra, sì, più a Ok, sinistra. giù. Fai alzare me. Sì, sei bloccata. Morbida. Lascia. Aspetta. Fammi sentire. Morbida, morbida. Non devo fare crack o niente ancora. Poi ti avviso io quando devo correggere. Però prima di correggere devo valutare, altrimenti non so cosa correggere. Mira a pancinare, per favore. Ok. Gamba destra leggermente più corta della sinistra. Te l'ha mai detto nessuno? Te lo dico io. Eccola qua. Adesso vediamo come girano. Lascia, lascia. Faccio io, tutto io. Lascia. No. Pressoché uguali. Dovresti avere un po' di fastidio. Ecco. Qua di meno, però non è che qua l'hai scampata, perché qua dovrebbe essere, se non sbaglio, più vedi, l'espressione parla, qua di meno. Ok, sul bacino, legamento inguinale, fastidio qui, Sì, sempre. di qua, pure, Pure. qual è peggio? Di qua a destra. Ok, quindi c'è una differenza. Se vengo un po' più sotto sul legamento inguinale, fastidio qua, Sì, qua. di meno. Di meno, ok. Poi dovresti avere sull'inserzione del piccolo pettorale qui, qui meno. Ok. Dammi le mani qua su. Lascia rilassata. 2 falangi di differenza. Gira la testa a destra. Non cambia, gira la testa a sinistra. Non cambia. Accavalla il tallone sinistro sul collo del piede destro. Ok, un po' più centrale. No, non le gambe, il tallone sul collo. Eccolo lì, perfetto. Eccolo qui. Ok, quindi è assolutamente pari. Togli il piede da lì. Ok,
si sta riaccorciando. Ok, ecco, è tornato a due falangi di differenza. Tieniti con le mani al lettino perché ti tiro. No. Morbida qua col piede, rilassata. Eccolo, questo c'era. Mani qua su da me. Lascia dritti, dritte le dita. E ci siamo pari. Adesso faccio vedere per tutti, siamo pari. Andiamo a rilassare un pochino il diaframma. La sua espressione non è... Ok. Adesso... piccolo massaggio qui. E sul petto. Scusami. Fastidio? Sì. Siamo al margine... tra le costole e lo sterno. Ok. Adesso questa mano qua, spingi su, non lasciare però, spingi. No, ancora no. Quindi qui io sento un fastidio qua, un piccolo blocco. Lascia, rilassata, lascia. Quindi diamo un input neurologico per avere un risultato neurovegetativo. Dita là, bravissima, spingi su. Questo cambia parecchio, sì. Tienilo lì, tesa, gira in dentro, scusami, spingi in dentro, vai, molto meglio, non perdi più la forza in questa posizione, qua, spingi in dentro, molto meglio, togli, questo era debole in partenza, spingi su, ok, questi sono i muscoli dell'intestino grasso, spingi fuori in diagonale, ok, fuori in diagonale, ok. Fuori in diagonale, vai, no, va bene, sposta questo dall'altra parte, fuori in diagonale, no, qui va bene. Adesso posso andare a testare con i muscoli collegati al colon tutte le strutture, quindi comincio, puoi slacciare il bottone? Cominciamo dalla valvola ileocecale, come dico è qua, spingi giù verso il pavimento. Spingi fuori, no, va bene, fuori, va bene, adesso puoi togliere, vorrei che mettessi questa mano qua così, dritta per dritta, ok, questo è un riflesso, spingi fuori, per il colon ascendente, colon trasverso, spingi fuori, dritta il ginocchio, spingi fuori, colon trasverso ti indebolisce un po', tienili, qui posso testare il colon discendente di qua e va bene, no, così, spingi fuori, qui va bene, così, sopra il pube, spingi fuori, qui va bene, perdonami, ok, e il riflesso morbida? I riflessi per un intestino infiammato sono qua, e lei lo sente, ci sono punti di agopuntura che io però non posso stimolare usando aghi, ma che vado a stimolare con un massaggio profondo. Lei non mi sta ringraziando. Ok, il secondo è qui, questo è un po' meglio, fa male però. Terzo è qui, guarda che faccia, adesso ti chiederò di mettere la mano così, bravissima, sul riflesso e io vado a stimolare qui sotto la quinta lombare, inspira, tieni, fuori, ok, adesso questa mano qua, questa mano
qua. Questa era la posizione iniziale che ti, ok, inibiva. Spingi in su. Come lo senti? Spingi. Non perdi più la forza. Ok, possiamo togliere. Piano piano ti mando a pancia sotto. Beh, io ho già sentito quando vado con le dita che la vertebra è spostata così, quindi devo prenderla qua, dove la spingerò in giù, e questa mano stabilizza. Un bel respiro. Fuori l'aria. Eccolo lì. Adesso com'è? Meglio. Ok. Poi. Quinta lombare. Qua com'è? Qua? No. Il laterale, quindi è andata così. Vieni girato sul fianco destro verso di me? Così. Sdraiata di fianco. Ok. Bravissimo. Quinta lombare. Ecco, è già andata. È andato tutto. Ok. Com'è la tensione qua? Un po' di meno, forse un po' un po' qua. Ok. Lascia morbida. Ah, tu vedi la prima cervicale bloccata qua, giusto? Uh-huh. Eccola qua. Allora vengo. Morbida. Lascia. Lascia rilassata, faccio tutto io. Ok. Adesso. Giusto per un po' di sollievo. Dritta però. Colpo secco. Ecco fatto. Girata dall'altra parte. Bravissima. Spingi gradualmente indietro. Colpo secco. Eccolo lì. Perfetto. Mi fai due passi avanti e indietro? Mi dici come ti senti, per favore?